crescono. Stronzo. Usare Facebook e non Instagram. Usare Facebook e non Instagram. Su Facebook mi seguono dai 60 anni in su i senior. Mi seguono su Facebook. Quindi tu usi Facebook? Su Facebook ho 1.300.000, su Instagram 1.200.000. Faccio le dirette a volte con due cellulari. Uno vado su Instagram, uno su Facebook, le metto insieme. E in quel momento ho 2.500.000 di follower insieme. Che ti guardano. Un drink che ti gira la testa. A te magari. Un drink. A me mi gira. Abbiamo fatto la guerra. Un drink! No, abbiamo fatto la guerra. A casarsi proprio a vivere insieme, non fatto, cioè vado a trovare la mia ragazza, sto con lei, però cioè convivere ancora non ho mai convissuto con nessuno. Allora Clementino, devo interrompere l'intervista perché c'è una persona che vuole parlarti al telefono, ci tiene tanto, insomma, perché ti segue, ti ha visto a The Voice, gli stai tanto simpatico, io adesso questa persona la devo chiamare perché vuole parlare con te. Mi dispiace anche di questa cosa, mi imbarazza anche, devo dire. Ti imbarazzi? Molto, molto, mi imbarazza molto. Ma la mia fidanzata? No, no, è la tua fidanzata. Salvini. Sarebbe stato bello farti chiamare. No, mia mamma. Come tua mamma? È mia mamma, è una tua grande fan. Veramente? Sì, mamma. Non è che è mia mamma? No, è la mia. Pronto? Mamma! Amore? Sì, ciao. Sono qua con il signor Clementino. Salve signora! Ah, salve Clementino! Come va? Bene, bene. Sì. Lei? Bene, bene. Ma mi può dare anche del tuo, Benissimo, sì, siete già amici. Mamma, di quello che devi dire, insomma, hai chiesto, voglio parlare con Clementino perché ho sentito, sì, che di quello che devi fare, insomma. Ora glielo devo dire, innanzitutto volevo farle complimenti per il successo che sta avendo. Grazie infinite. A me non è che piace tantissimo, però... Ma non era la mia grande fan, non era... Ma perché la mia... gli piace Massimo Ranieri? Mamma, dai. Ah, mamma, grande su. Massimo Ranieri. Mamma, dai, su. Quando si fa sera, mamma, quando tra i capelli un po' d'argento ti colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia. Sentito. Morire. Perfetto. Mamma. Volevo chiederti un favore, guarda Clementino. Sì. Ho visto che te sei un figlio speciale, sei andato a vivere vicino alla tua mamma. Sì. Non è che potresti mettere una buona parola anche con mio Marco, farlo venire a vivere vicino a me? Certo, mamma, lo sai che non può succedere questa cosa, no? Ma perché non può succedere? Clementino, sì. Clementino, vedi se riesci te a convincere. Va bene, ci penso io, signora. Anche il mio Marco potrebbe avere questa opportunità. Sì, certo, sì. Niente, gli vuole bene proprio. Mamma, saluti. Arrivederci, signora. Ti saluta. Arrivederci. Ciao, mami, ciao. Sì, mi dice che trova le case vicino casa sua. Mi chiama, ho trovato la casa Civitella in Valdichiana, c'è anche il parcheggio, c'è il box. Trasferisciti qui. Ma non posso, mamma, io devo lavorare. Vabbè, vabbè. Clementino, l'intervista è quasi finita. C'è un'ultima cosa che devo fare. È arrivato il momento della domanda stronza. Vai. I've been locked up, been shot down. L'unico